Sì, è veramente strano. Forse avevamo già acquisito una sicurezza di gestire la partita, ma non nel senso che voler arrivare al 60° minuto. Avevamo trovato il sistema di gioco, un gioco in velocità, un gioco in penetrazione in attacco e una difesa che doveva affrontare una squadra che non tirava da fuori ma penetrava molto. E poi alla fine invece, secondo me, non è stato usato lo stesso metro da una parte e dall'altra, perché accetto che l'arbitro abbia una linea che purtroppo però secondo me non era uguale dall'altra parte, e questo ci ha un po' sfavorito, perché i nostri giocatori oggi, mancando dei tiratori, avevano bisogno di andare in penetrazione, di riuscire a far arrivare al tiro le ali. No, troppe volte abbiamo perso la palla. In più, poi alla fine, negli ultimi 15 minuti, un po' di panico dovuto anche a tanti gol presi che hanno fatto sì che noi abbiamo anche rinunciato al gioco veloce, perché la rimessa veloce quasi non avevamo più coraggio di fare, quindi siamo andati sempre via via in difficoltà. Poi gli ultimi due episodi sono stati sfavorevoli e giustamente l'Arabia ha vinto, perché ci ha sempre creduto. Dal 45esimo in poi ha fatto vedere un bel coraggio e una bella palla a mano. Ieri, nel presentare la partita contro il Belgio, su Sky Sport hai detto che è vero, quelle di Marrocchi, di Ebner, di Paresini sono delle assenze importanti, ma non devono essere, per una nazionale con così tanti giovani di talento, delle assenze che invalidano completamente le prestazioni. Che cosa ci portiamo dietro dopo questi due giorni senza questi giocatori e con quelli che hanno giocato, naturalmente? Ma innanzitutto, nonostante in queste due partite i portieri si sono alternati un po' nella forma tra una e l'altra partita, noi abbiamo bisogno di Ebner, perché Ebner non è che deve fare solo degli straordinari in porta. Ebner è un giocatore che ci permette anche, quando subiamo gol, di rimettere in gioco la palla veloce e tutta la squadra sale. Questo è un primo aspetto. Il nostro, diciamo, se è il fuoriclasse insostituibile, è Ebner. Tutti gli altri però non possiamo dire che oggi, contro questa difesa, un Marrocchi non avrebbe fatto il suo lavoro, per cui le assenze sono sempre assenze. Chiaramente la squadra ieri ha dimostrato che se si basa intorno a un sistema di gioco, il giocatore assente può solo arricchire, ma non abbiamo da temere partite anche con tantissimi giovani in campo o anche come oggi senza terzini tiratori. Arriviamo al girone di qualificazione e ci arriveremo affrontando adesso due volte la Slovenia, di nuovo l'Arabia Saudita, speriamo che andrà meglio. Sono altre tre amichevoli, soprattutto quelle con la Slovenia, di grande prestigio, che confermano, certificano il lavoro che l'Italia sta portando avanti. Sì, questo è vero, però dovremmo dimenticarci in quel momento là, perché dobbiamo utilizzare queste partite con una super avversaria per prepararci ancora meglio alle finali, al girone finale che resta il nostro obiettivo. Sì, penso che abbiamo giocato una partita abbastanza corretta. Sul più 5 credo che ci siamo fatti prendere un po' anche dalla frustrazione, la stanchezza di ieri si fa sentire anche, e comunque diciamo che siamo da 3-4 giorni in stage, abbiamo ripreso da una settimana di vacanza e gli allenamenti sono stati molto intensi, quindi la fatica anche inizia a sentirsi. Comunque noi ci concentriamo sul gioco che abbiamo prodotto, sappiamo che tanto l'Arabia Saudita avremo un'altra occasione per giocarci contro, e comunque potremo vedere miglioramenti, andrà sicuramente a mio avviso in una maniera diversa. E adesso abbiamo giocato con i giocatori presenti, con quelli che non sono infortunati, comunque abbiamo fatto delle buone cose, altre dobbiamo migliorare, però comunque guardiamo avanti, perché il nostro obiettivo comunque sono le Faroe. Voi giovani, sempre più padroni del campo, al netto delle assenze importanti che c'erano oggi, di qualche giocatore di maggiore esperienza, siete sempre più protagonisti però con la maglia della nazionale. Sì, sicuro Riccardo ci dà molto spazio e molta anche più responsabilità, diciamo. Comunque dobbiamo crescere, come hai detto te, siamo giovani ancora, magari delle partite di questo genere ci facciamo prendere un po' dalla frustrazione, però comunque sono delle buonissime opportunità per crescere. Dobbiamo riguardare queste partite, capire i nostri errori e comunque progredire, diciamo. Lettonia, Lussemburgo, Faroe, tre partite, tre giorni, due posti.
Sì, abbiamo un'occasione d'oro, diciamo, un'occasione che non possiamo perdere. Abbiamo moltissime possibilità di fare risultato e sta a noi giocare e prenderci quello che meritiamo.